Dopo la notizia del neonato abbandonato il giorno di Pasqua alla culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano, continua l'ondata di polemica per il video pubblicato dal conduttore Ezio Greggio, nel quale invita la madre a riprendersi il figlio. «Torna, ti prego, questo bambino è fantastico, non è giusto che sia abbandonato, ti daremo una mano». Parole che però hanno destato un'ondata di polemica nei confronti di Greggio. Mi rivolgo alla mamma di Enea, questo bimbo che pesa 2,6 kg, che ieri è stato abbandonato alla Mangiagalli. Il professor Fabio Mosca ha già lanciato un appello e lo voglio condividere anch'io e dire alla mamma di Enea di tornare indietro, di tornare all'ospedale Mangiagalli, dove c'è tutto il reparto che la sta aspettando nell'anonimato, quindi nessuno dirà nulla, nomi, cognomi. Torna, ti prego, questo bambino è fantastico. Io ho un'associazione che aiuta i bambini nati prematuri, ma aiuteremo Enea che non è prematuro, ma non è giusto che sia abbandonato. E ci sono io, ci sono altri amici, ti daremo una mano, però torna perché avere un bambino è una grande fortuna e avere difficoltà economiche, capisco, ti possa creare dei problemi e uno sconvolgimento, ma insomma ci metteremo in tanti a darti una mano. Primo fra tutti il professor Fabio Mosca, io e tanti altri amici che stiamo raggruppando per aiutarti. Quindi mamma di Enea, torna sui tuoi passi, domani, stasera, stanotte, torna all'ospedale Mangiagalli, prendi il tuo bambino che è bellissimo e si merita di avere la mamma vera e non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera. Ci contiamo, ci conto tanto. Un bacione. Il tuo bambino merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene, ma non è la mamma vera. Parole che hanno destato il disgusto da parte di tutti quei genitori adottivi ritenuti dal conduttore genitori non veri. Il presentatore ha già risposto alle polemiche difendendo le sue parole. Nessuna polemica verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, scrive. Giustificazione che però non è servita a placare gli animi della rete, che non hanno comunque perdonato Ezio Greggio.